Ehi, Pokefanatici, e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Sole. Io sono Dlarz e oggi proseguiremo in questa nuova area. C'è già un allenatore che vuole sfidarmi, quindi andiamo a sfidarlo subito. Siamo nell'isola di Paoni e stiamo proseguendo verso l'albero della lotta. Prima di cominciare, gentilmente vi ricordo, nel caso ve ne siate dimenticati, di lasciare un bel pollice in su a questa parte. Continuiamo a supportare la serie che oramai è arrivata alla fine. Mancano tre parti, posso dirlo con esattezza. Questa e altre due, poi abbiamo finito. Sembra un sogno, vero? In effetti sì, lo ammetto, ci ho messo un po', ma sapete, impegni dopo impegni, quindi si fa quel che si può. Ne parleremo meglio nell'ultima parte. Intanto andiamo a sfidare questo Skarmory. Con un bel fulmine lo buttiamo subito giù. Addio. Ah, e ci siamo riscaldati. Raichu di Alola intanto sarà a livello 63. Prossima scelta Vikavolt, ok, qui ci vuole una bella mossa di tipo fuoco. Ah, io ho Solgaleo in squadra, tra l'altro. Non vi dico perché ho Solgaleo in squadra, semplicemente stavo cercando di fare una cosa, ovvero di prendere Cosmog, metodo che tutti quanti comunque già conoscete per prendere Cosmog, quindi è anche abbastanza inutile che io ve lo faccia vedere, ma ok, quello serviva solamente a me. Andiamo con una bella fuoco carica. E boom! Devastato Vikavolt anche. Il recoil non è stato molto generoso con me. Adesso manda Gyarados. Hai tre Pokémon. Vuoi sul serio farmi perdere tutto questo tempo? Questa è un'area che non avevo ancora visitato. Infatti, sulla mappa sarà contrassegnata con l'ombra. Insomma, sarà nera. Perché ancora non l'abbiamo sbloccata. E credo che ci troveremo oltre a lui anche altri allenatori. Che rottura di scatole. Andiamo con un bel fulmine, siamo più veloci e dovremmo buttarlo giù in una mossa sola, credo. E infatti è così, perfetto, ci siamo tolti dalle scatole questo veterano. È il veterano quello, vero? Sì, veterano, ok. Fa un po' paura, a dire la verità. Con quella mano tesa lì, oddio, levati, che cosa vuoi da me? Dunque, da questa parte sembrerebbe non esserci nulla, proseguiamo, proseguiamo. Costa di Pony, già questa è un'area nuova. Qui abbiamo. Ah, mi sa che ci sarà un po' da esplorare. Eh sì, dobbiamo salire comunque in groppa a Tauros. Andiamo a spaccare un po' di rocce. Qui subito dobbiamo scendere. Quanto odio questa cosa di dover scendere e salire di continuo. Allora, lì c'è una cellula di Zygarde, l'ho vista. Però bisogna scendere giù per prenderla. Qui intanto prendiamo subito una MT Nero Pulsar! E mica una mossa qualsiasi. Gran bella mossa. Carica Tauros. Andiamo a spaccare anche dall'altro lato, tanto fino a quando non cambiamo zona, le rocce non si ricostituiranno. Qui prendiamo una bella cellula di Zygarde. Ce n'è una anche dall'altro lato, quella che abbiamo visto prima. Intanto voglio arrivare fino a tutti i punti. Diciamo con vicolo cieco, mettiamola così. Però è veramente intricato qui. Allora, lì c'è una coppia di allenatori. Di qui invece c'è l'altra cellula di Zygarde che adesso andrò a prendere. Però c'è quel dannato selvatico che, oh mio Dio, fino a dove arriva? Vai, 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 presa! Devo scappare, devo scappare. Volevi! Volevi prendermi, eh? Guarda che faccia, non se l'aspettava. Allora, andiamo ad affrontare. No! Volevo io sfuggirgli. Mi ha preso. Maledetto. Ma guarda un po' chi c'è, Dugtrio di Alola. Maledizione, mi sono fatto beffare in questo modo. Facciamo subito fuga. Un vero Dugtrio comunque avrebbe Trappo Arena come abilità. Però ok, lui non ce l'aveva, quindi meglio così. E andiamo ad affrontare questi vacanzieri che vengono in coppia e fanno rimbalzare la Pokéball sulla mano. Nello stesso momento, non so come facciano. Kika e Carlo Sposini! Oh, tanti auguri, tanti auguri. Vediamo un po'. Sandslash e Ninetales. Tra l'altro vengono da fuori, quindi hanno due Pokémon che esistono in forma Alola, ma che qui, ovviamente, essendo loro turisti, hanno nella forma originale. Dunque. Cosa potrei fare a questo punto? Io direi un bel fulmine su Ninetales. Anzi no, forse posso fare di meglio. Breccia su Sandslash e idropompa
volendo potrei fare giallo raggio su Sandslash. Va bene, dai, fidiamoci, facciamo idropompa su Ninetales. Ok, e uno l'abbiamo buttato giù. Intanto morfosintonia di Greninja. E adesso andiamo con un bel Breccia, però prima sale a livello 62 il nostro Greninja. Andiamo con Breccia. Boom! Gli abbiamo tolto pochino, eh? Tempesta di sabbia che infligge danni a Greninja, maledizione. E anche a Raichu. Va bene, adesso concludiamo. Un bel geloraggio e via. Però mandano in campo un nuovo Pokémon, un Exeggutor. Exeggutor, anche questo è presente in forma Alola. Loro hanno tutte le forme Alola, però normali. Allora, io Geloraggio potrei farlo volendo su Exeggutor. Però cavolo, non so come liberarmi di quel Sandslash. No. Potremmo fare Breccia, che è poco efficace, però su di lui ha un effetto normale. Andiamo con Psichico, che forse è meglio. E geloraggio su Exeggutor. Perfetto, brutto colpo anche. Psichico! Vediamo quanto gli togliamo. Ottimo! E dai così. Hanno ancora Pokémon? Oddio, basta, ma quanti? Già quello di prima ne aveva tre. Golem, insomma, hanno tutte le forme Alola. Oddio! Nessuno pensa a me che magari non ho voglia di affrontare tutti questi Pokémon. Nessuno pensa mai al povero Dlarz. Ok, chi lo colpisce per prima? Vince. E vince Greninja. E invece no! Attenzione, colpo di grazia da parte di Raichu. Ai ai ai. Livello 64 per Raichu. E Greninja quasi al 63. Perfetto, lei si fa il selfie, lui è disperato e io sono contento. Per quanto riguarda l'albero della lotta, io non lo affronterò perché essenzialmente non è una parte di gioco che mi interessa. Qui troviamo un pezzo cometa, questo poi è un let's play, quindi va in base a quello che il giocatore vuole far vedere. Appunto, let's play vuol dire giochiamo a. Siamo all'erta di pony. Non essendo walkthrough, non devo farvi vedere per forza tutto. Vi faccio vedere quello che a me va di giocare. Ed essenzialmente l'albero della lotta non mi interessa molto. Lei vuole fare una lotta. Ti va? Quando avrai sconfitto tutti gli allenatori, ok. Dovremo tornare poi da lei. Ehi là! Farò vedere però la sfida con rosso o blu. Devo ancora scegliere chi dei due affrontare. Poi comunque voi l'albero della lotta lo conoscete già molto bene, quindi ok. Per quanto riguarda la prossima parte, faremo la risfida della Lega Pokémon e anche una difesa titolata. E per l'ultima parte, ovviamente, Necrozma con saluti finali. E dovremmo essere a posto così. Intanto ci manda un Ditto, io vado con Fulmine, che carino Ditto. Magari mi uscisse in Pokémon Go, sarebbe molto gradito. Prossima scelta, Porygon Z. Tutti i Pokémon particolari. Che bello Porygon Z. Abilità download. Aumenta l'attacco. Andiamo con Breccia, che è super efficace. Ah, resiste però. Mi usa tripletta? Mi sa che l'abilità download gli ha aumentato l'attacco speciale, però non l'attacco, avrò letto male io. Andiamo con Breccia di nuovo e ciao ciao a Porygon Z. Sconfitto anche lui. Oh, ti si sono rotti gli occhiali, amico. Va bene. Come vuoi tu. Allora, io vorrei entrare nell'erba senza essere agguantato da vari Pokémon selvatici. Quindi, quasi quasi attiverei un super repellente. Ne abbiamo 21, usiamoli. Qui troviamo una super guardia. Si snoda in due parti questo percorso, il che è veramente molto bello. Ma io direi di andare di qua perché abbiamo non solo una Charola Zygarde,
E siamo a tre prese. A proposito, voglio vedere quante ne abbiamo. Borsa. Credo almeno una settantina le avremo. Teca Zygarde. USA. No, sbagliato. Teca Zygarde. Info. 72. Ecco. 72. Infatti avevo detto bene una settantina. Andiamo a sfidare anche lei. Me ne mancano comunque un bel po' di quelle che si prendono solo di notte. Bea veterana con 4 Pokémon. Povero me. Povero me. Weavile, non male. Posso usare Breccia, che è 4 per. Ottimo. Il mio Raichu sa sempre cosa fare. Livello 61, poi. Ha dei bei Pokémon livellati. Andiamo con Breccia. Sbam. Perfetto. Non ce n'è per nessuno. Prossima scelta, Trevenant. Qui cambiamo Pokémon e andiamo a mettere in campo... Trevenant è di tipo buio o spettro, che non mi ricordo. Io metto in campo Sylveon. Vediamo cosa riesco a fare. Andiamo con un bel forza lunare. Ok, mossa neutra. Mi usa mazzo legno. Aia! Almeno ha subito il recoil, quindi adesso altra forza lunare lo buttiamo giù. Ok, finito! Il secondo Pokémon. Ne ha altri due, maledetta. Magmortar, Magmortar, Magmortar. Potrei usare Greninja. Direi che è la scelta giusta. Sperando che idropompa vada a segno, ogni volta ho questo timore. Vai di idropompa! No, lo sapevo io, lo sapevo, lo sapevo. Fuoco bomba. Che mi ha tolto anche abbastanza, eh. Idropompa. Oh, e andiamo a segno. Ecco qua. Morfosintonia attivata. Boom, eccolo qui. 63. Sale di un botto Greninja di livello. Commo! E io lascerei volentieri Greninja, perché se sono più veloce posso buttarlo giù con geloraggio. Se lui mi fa una mossa di tipo lotta mi devasta. Sono più veloce io, vediamo se geloraggio lo butta giù in un colpo. Purtroppo no, ora mi userà una... Oh, l'ho congelato! L'ho congelato, ma dai, che grande che sono! Potevo usarmi una mossa di tipo lotta, ma l'avrebbe buttato giù tranquillamente. Ho 93 HP. Grande quanto amo Axare. Addio, Commo! Ma che grande che è, Greninja! Oddio, l'ho congelato! Perfetto, sconfitta anche lei e mi sa che dobbiamo tornare indietro perché qui c'è un'isoletta tutta vuota. Questi sono consigli utili, perfetto. Andiamo di qua. Qui c'è un'altra allenatrice. Ehi! Ciao, come va? Come stai? Tutto bene? Intanto, come possiamo vedere nella mappa, nello schermo inferiore, siamo quasi arrivati alla fine di questa parte di mappa. Poi ce n'è un'altra, anch'essa oscurata, quindi anch'essa ancora da sbloccare. Intanto lei ci manda in campo Mimikyu, che ha quella sua abilità del cavolo, quindi dovrò colpirlo due volte. Vabbè che comunque non lo avrei buttato giù in un colpo solo, ma vabbè. Andiamo con un fulmine qualsiasi. Tanto adesso verrà parato dalla sua abilità. Fantasmanto, perfetto. Ho usato unghie aguzze. Ok, andiamo con un altro fulmine. Vediamo di fargli male. Mi aspettavo di più. Malcomune! I Pokémon si dividono i PS. Andiamo di nuovo con fulmine e lo concludiamo. Sì, perfetto.
Qui c'è un altro ponticello, lì c'è un altro allenatore, ma da questo lato abbiamo uno strumento. Pensavo un'altra cellula di Zygarde, invece no. Nebbioseme abbiamo trovato. Ah, anche qui due allenatori, una bella doppietta, salve, come va? E lì ce n'era anche un altro, quindi queste lotte con gli allenatori non finiranno molto presto, mi sa. Gloria e Diego, duo ribelle. Abbiamo dei ribelli qui. Lycanroc e Hunchcrow. Noi mandiamo Raichu e Greninja. Lycanroc, tra l'altro, forma notte. Allora, andiamo con... Allora, Greninja potrebbe... Sì, fare gelo raggio, quindi andiamo con... no, però, aspetta. No. Facciamo, no, sbagliato, non il potere Z, no. Intendevo dire breccia. E lo facciamo su Lycanroc, forma notte. Mentre facciamo gelo raggio su Hunchcrow. Forse era meglio invertirceli, ma vabbè. Quando posso non usare idropompa non la uso. Hunchcrow l'ho buttato subito, subito giù. Morfosintonia si attiva, vediamo cosa riesco a fare intanto con breccia. Vai con breccia. Sbada boom. Ah, ci è mancato poco. Ci è mancato veramente poco. Ah, me l'ha buttato giù. Me l'ha buttato giù. Andiamo in campo. Voglio andare in campo Solgaleo. A caso proprio. Per una volta. Andiamo con Astrocarica. Proprio così. Ma sarà sicuramente più veloce lui. Mi sa che non riesco. Boh, faccio notte sferza, ma tanto attaccherà. Allora, faccio su Solgaleo. Perché? L'ho ucciso! No, non l'ho ucciso. Volevo vedere Astrocarica. Oddio. Che figata. Ok. Ci stava. Stavo quasi per uccidere il mio Solgaleo. Sconfitti intanto questi due ribelli. Allora, da questa parte c'è uno strumento, grande perla, ottimo. Questa me la posso rivendere. Intanto è finito l'effetto del repellente, ma io ne attivo un altro, non me ne frega niente. Perché appunto devo fare questo pezzo d'erba. Lì c'è un'altra cellula di Zygarde, la 73esima, immagino. Intanto affrontiamo lui, e poi vedo già un altro allenatore al di là del ponte. Oh mio Dio, ma quanti ce ne sono! Cintura nera con due Pokémon. Pangoro! Beh, giustamente. Andiamo ad usare subito. Beh, non è che ci siano molte opportunità. Se mi fa una mossa di tipo lotta me lo devasta. Quindi no, cambiamo Pokémon. Mettiamo in campo. Incineroar è la stessa cosa. Chi posso mettere? Sylveon. Stramontante. Ok, gliel'abbiamo tankato abbastanza bene. Forza lunare! Perfetto! Machamp! Bene, bene, dai, ma mandameli tutti i tuoi Pokémon di tipo lotta. Non c'è alcun problema, guarda, non c'è alcun problema. Che brutta fine. Sconfitto. Questo era l'ennesimo. Guarda, basta così con gli allenatori. Veramente, basta così. Basta. Guarda, guarda, guardala, guardala. Altra creatura misteriosa. Quanti ne abbiamo? Abbiamo una coppia e un ribelle che non so se ci affronterà, ma comunque siamo arrivati, come potete vedere in prospettiva. Dai, ancora due sforzi. Anzi, facciamo tre. Anzi, facciamo quattro, contando che dovremo affrontare rosso o blu.
Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ah, e poi voglio tornare indietro ad affrontare Rika, ovvio. Dovrebbe essere rimasto solamente lui. Ah no, lui fa uno scambio Talonflame per Beware. E io non ho nessuno dei due, quindi niente. Benvenuti all'albero della lotta, dove si fa la storia delle lotte di Alola. Però prima andiamo ad affrontare Rika, assolutamente. Eccola qui. Perfetto, abbiamo sconfitto tutti. Capitano Rika, sei pronto ad affrontare l'incredibile potenza della mia squadra? Dai, lottiamo! Rika Capitano, con 5 Pokémon. Il primo è Klefki, da notare com'è molto sveglia proprio. Guardala lì, sembra che stia per svenire addormentata da un momento all'altro. Ma ok. Contro Klefki, ok, qui mi servirebbe un bel Pokémon di tipo fuoco, in effetti. Però va bene, l'affrontiamo anche con Raichu, non c'è problema. Schermo luce, ecco, qui mi serviva. Adesso ti faccio breccia. Intanto fulmine. Non gli abbiamo fatto molto, però andiamo con breccia e rompiamo il muro. Boom! Magibrillio. Qui però ci conviene veramente cambiare Pokémon. Pokémon, andiamo a mettere in campo Incineroar. Mi sa che avrà tutti i Pokémon di tipo folletto. Ritira Klefki dalla lotta, attenzione! Manda in campo Grembul. Quindi sì, ha tutta la squadra di folletti in pratica. Prepotenza mi fa calare l'attacco. Bella mossa, Rika, bella mossa. Non è che io possa fare molto a questo punto, mi tocca cambiare di nuovo. Dunque, chi potrei mandare in campo? Tu, Exeggutor, che mosse avevi? No, però non ti posso mettere in campo, sei di tipo drago, amico mio. Non posso fare moltissimo, sapete? Però con Solgaleo sì. Con Solgaleo sì. È stata quasi una fortuna averlo in squadra per adesso. Terremoto. Aia, aia, abbastanza aia. Andiamo con astrocarica. Benissimo. Prossima scelta Wigglytuff. Lasciamo ovviamente Solgaleo. Solgaleo in questa parte è stato veramente l'outsider. L'ho avuto in squadra così per sbaglio, perché mi ero dimenticato di ridepositarlo prima di iniziare a registrare. E guarda un po', ci ha aiutato non so quante volte. Però è un leggendario, quindi insomma ci sta che sia così forte. Non mi prendo assolutamente tutti i meriti. Alla fine con un leggendario ovvio che vinci facile. E me l'ha buttato giù, proprio mentre gli stavo facendo gli elogi. Bene, ottimo. Mandiamo in campo Greninja. Perché non l'hai buttato giù con l'astrocarica? Perché gli hai dovuto lasciare quel poco di vita insignificante? Manco gli posso fare furtivo ombra, che rottura di scatole. Dai, fuori due. Perfetto. Prossima scelta Shinotic. Ma perché sempre i Pokémon che non vanno bene? Cioè adesso mi devi mandare il tipo erba? Io ci provo con geloraggio, poi se non funziona, pazienza. Geloraggio! E io lo sapevo, e lo sapevo io. Ah, mi ha fatto spora. Mi addormenta. Buonanotte, Greninja. Sogni d'oro, Greninja. Vai con Incineroar. Forza lunare. Andiamo con fuoco carica, giustamente. E boom! Fuori tre. Prossima scelta, ribombi. Lasciamo sempre
Incineroar contro questo coleottero. E andiamo con sempre fuoco carica. Cos'è che ha usato? Come si chiamava? Strapolline? Porca miseria, mi ha quasi ucciso. Boom! Ok. Ah, non morire! Invece è morto. Chi mandiamo in campo? Rimandiamo Raichu e rimandiamo Raichu. Dovrebbe essergli rimasto solamente il Klefki che ha ritirato all'inizio, appunto. Io andrei di mossa Z. Elettrosurf folgorante e schermoluce. Maledetto! Maledetto! Te schermoluce! No, facciamo anche la mossa con la tutina! Perché quando l'abbiamo affrontata eravamo in groppa a Tauros. Avanti. Dai con sto elettrosurf folgorante. Vai! Non gli toglieremo un cavolo! E infatti! Però l'abbiamo paralizzato! L'abbiamo paralizzato! E adesso andiamo, dovremmo essere più veloci con un bel fulmine e concludiamo. Ok. Bye bye, Rika. È stato per niente divertente, ma va bene. Livello 65 per Raichu. E abbiamo finito, tranne per l'ultima cosa che poi è il punto chiave della parte. Ci dà un premio? Un tappo d'argento, grazie mille. E ora via verso l'albero della lotta. Da quell'altra parte, però. Di qua, ecco. Eccomi! Hey hey! Ma guarda chi si vede! Tu sei Dlarz, giusto? Sì? Te lo dicevo, rosso. Sono un fisionomista io. Io mi chiamo Blu. Lui è rosso. Piacere di conoscerti e complimenti, campione di Alola. Noi siamo stati campioni della regione di Kanto tanto tempo fa. Quindi questo è un incontro storico, un incontro tra campioni, eh? Che ne dici, rosso? Rosso, come al solito, non dice una parola, infatti. Ma un allenatore quando incontra un collega capace non può fare a meno di sfidarlo. Che ne dici, ti va una lotta fra campioni? Scegli il tuo avversario. Io sfiderei proprio Rosso. Ok, come preferisci. Sfiderei Rosso perché, beh, ci sta come ricorrenza la sfida contro Rosso, quindi... Ta-da! E ci manda in campo Pikachu, che poi ci troviamo in una location che non è affatto quella in cui eravamo, ma ok. Io ho la squadra, tra l'altro, nemmeno me l'hanno rimessa in sesto, veramente, siete gentilissimi. Pikachu al 70, insomma. Cioè, veramente, veramente sono, devo lottare in questo modo? Potevate mettermi la squadra in sesto, eh? Oddio. Pozione max. No, niente pozione max. Dobbiamo andare con la vita all'erba. Che poi sono pure di altissimo livello i suoi Pokémon, quindi chissà se ce la faremo. Locomovolt, perfetto, inizia proprio alla grande. Ce lo butta giù, figuriamoci. Nonostante la mossa sia non molto efficace. E la disparità di livello sia tipo di 5. Ma va bene, va bene. Vai, Sylveon. Ha perso un bel po' con il contraccolpo, però. Direi di andare con Forza Lunare. Di nuovo Locomovolt. Vabbè, stai calmo però, eh? Bravo. Bravo. Vai, Exeggutor! Ha trovato l'elettropalla, Andiamo con Seme Bomba, se ce la facciamo. Ah, Schermoluce. Ha smesso di usare Locomovolt. Ok, addio Pikachu!
Prossimo Pokémon che ci manderai, io dico: ah, avrei detto Charizard, ma va bene, Lapras. Io devo cambiare assolutamente Pokémon perché contro Lapras è, insomma, capite che è. Mi fa un geloraggio, me lo devasta Exeggutor. Mandiamo Solgaleo, ma solo per fare un attimo un cambio successivo a una cura. Devo assolutamente curare, dato che non posso fare niente con lui, devo curare assolutamente Raichu. Gli diamo una bella vita all'erba. Raichu torna in forze, mi usa Surf. Cosa potremmo fare volendo con Solgaleo? Potremmo fare Astrocarica. Dai, facciamo Astrocarica. Facciamogli una mossa stab. Ah, non male, non male. Dai, poteva andare meglio, poteva andare meglio. Ah, me l'ha buttato giù! Rimettiamo in campo Raichu. Maledizione, ho iniziato la lotta in svantaggio, però non vale. Fulmine! E vabbè! Ora me lo butterà giù, sicuro. No, però me l'ha congelato. Cioè, rendiamoci conto. Devo usare una ricarica totale. Mio Dio, ma si può? Ma si può? Ah, l'ha ritirato. Venusaur, perfetto, il Pokémon che non doveva mandarmi. Però volendo potrei usare Psichico. Potrei usare Psichico. Infatti mi sa che è proprio quello che farò. Vai con Psichico! Ah ah! Battiterra, ecco, grazie. Grazie mille. Però sono sopravvissuto. Dai, un altro psichico, un altro psichico. Dai, ma dai, no! Perché attacca prima lui? Maledetto battiterra! E dai, lo sapevo io. E lo sapevo io. Greninja è pure addormentato, ottimo. Mandiamo Exeggutor, giusto perché devo fare un po' di cure. Maledizione. Quel cavolo di Raichu ogni volta si fa sopraffare. Sopraffare, perché ho detto con due R. Beh. Allora. Direi di dare una bella vita all'erba a Raichu. Fango bomba. Ok. Ne diamo una anche a Incineroar. Usa ancora Fango Bomba. E noi andiamo con Raichu. Vai con sto psichico. Addio Venusaur. Prossima scelta Snorlax. E qui le cose si fanno più complicate. Qui Crabrawler mi sarebbe servito. Intanto direi di andare a paralizzarlo subito subito. Perché è pericoloso quando attacca. Ecco qui, vedete? Perfetto. Ora, borsa. Non ho più le vita all'erbe. Ottimo. Sylveon, fatti curare.
Cos'è che ha usato forza equina? Ok, va bene. Vai, Incineroar. Andiamo con una bella breccia. Ok, pensavo un po' di più. E porca miseria. 3.000 mosse super efficaci su di me. Ok, forza equina di nuovo. Non ci rimanere mai paralizzato, tranquillo. No, ma tranquillo, non ti ho paralizzato, puoi attaccare tranquillamente. Tutte le volte che vuoi. Maledetto. Dai, forza lunare, finiscilo. E ti pareva. Corpo scontro. Non ci rimane mai paralizzato. Perché? Perché? Dai. L'ha ritirato. Giustamente. Charizard! Ti prego, Greninja, svegliati. No, Greninja, devi svegliarti! Cos'è che mi farà? Fuoco al colpo. Ecco. Perché hai fuoco al colpo? Porca miseria. Proprio le mosse lotta. Le mosse lotta sono la debolezza del mio team e giustamente c'ho 3.000 mosse lotta su ogni dannato Pokémon. Ha ritirato Charizard dalla lotta, attenzione, rimanda in campo Snorlax, proprio adesso che ho usato palla ombra, ma tu guarda, oh, come cerca di fregarmi. Tanto io sono più veloce di te. Quindi adesso, forza lunare. E Snorlax ce lo togliamo dalle scatoline. Ecco qui, addio. Volevi farmi il predict, eh? Greninja al 65. Andiamo. Prossima scelta, Blastoise. Cambiamo Pokémon, mettiamo in campo Raichu. Facciamo una bella mossa Z. È arrivato il momento giusto, credo. Vai, potere Z, Electro Surf folgorante, vai così. E dai, Raichu. Boom! Devastalo in un colpo, sì! Addio Blastoise! Dai che stiamo rimontando, nonostante siamo partiti in svantaggio con mezza squadra KO. Che cavolo, ho dovuto usare un po' di revitalizzanti, ma per avere la lotta in parità, eh! Perché sennò non sarebbe stata molto equa nei miei confronti. Andiamo con un bel fulmine, Lapras è a metà vita. Non gli togliamo molto, però ho notato, purtroppo. E vai! Perché prima c'era schermo luce. Perfetto, siamo andati molto meglio adesso. Mamma mia, quanto aveva influito prima schermo luce, li avevo tolto pochissimo. Rimasto solo Charizard. Dai, dai, fatti sotto rosso, fatti sotto rosso e fatti sotto. Fuoco fatuo, sì, puoi fare tutto quello che vuoi, Charizard. Dai, fulmine. Sconfitto rosso! E dai così! Finalmente, dopo una parte interminabile, ce l'abbiamo fatta. Veramente interminabile questa parte. Io e Rosso siamo stati chiamati a presiedere l'albero della lotta, per questo siamo qui. Ci vediamo in cima all'albero, se riuscirai ad arrivarci, e la prossima volta faremo sul serio. Ok, ma tanto non ci sarà una prossima volta. Ok, quindi per questa parte direi che ci possiamo quindi fermare qui. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi.
Scusate se la parte è venuta molto lunga, ma come avete visto abbiamo avuto tante cose da fare. Io vi saluto e noi ci vediamo in una prossima parte. Bye bye.